Salve a tutti e grazie di essere qui. Come state? Tutto a posto? Fantastico. Oggi parleremo di un argomento che era molto in voga qualche tempo fa, poi non ne ho più sentito parlare, anche se è molto, molto, molto diffuso. Confusione muscolare. È bello, è fantastico pensare ai muscoli confusi, a pensare ai muscoli come soggetti senzienti, no? Che dicono, oh mio Dio, ma cosa sta succedendo oggi? Non sono pronto a questo, farò bene ad adattarmi, farò bene a crescere. Soprattutto, lo sapete cos'è bello, davvero è divertente? Sentire persone parlare di questa dinamica della confusione muscolare, del principio di confusione muscolare, come un modo fantastico per evitare che il muscolo si adatti. Ora, vi voglio far riflettere su una cosa, ma voi andate in palestra, vi allenate, cercate di diventare più forti, più specifici negli input che date, più prestanti, applicate quelli che sono i principi base del progressive overload. Ok? Lo fate perché? Perché desiderate un adattamento di base o no? Oppure il contrario, oppure volete, vi andate in palestra, vi impegnate, così, per niente. Quello che cerchiamo è un adattamento muscolare, è un modo per insegnare, tra virgolette, i nostri muscoli, visto che prima li abbiamo considerati quasi senzienti, cosa devono fare, in che modo devono farlo, in che modo devono adattarsi, ok? Ed è quello che cerchiamo. Un adattamento agli stimoli che stiamo dando, ma gli stimoli che diamo dietro hanno una logica, perché altrimenti è il caos. E il caos non premia, anche se dovessimo avere, allenandoci totalmente a caso, dei risultati. Questi risultati sarebbero frutto di che? Del caso. E il caso, anche se va dalla nostra parte, cioè se ci date buoni risultati, non è comunque riproducibile. Caso e fortuna bisognerebbe un attimino lasciarli da parte. È vero che un neofita tendenzialmente si adatta a qualsiasi tipo di stimolo, ok? Ma il culturista cerca degli stimoli che siano molto precisi, molto specifici, e più si va avanti nel proprio percorso muscolare, più è semplice peggiorare piuttosto che migliorare, più è difficile avere dei miglioramenti degni di nota, semplicemente perché quel margine di miglioramento, soprattutto a livello di volumi muscolari, si assottiglia sempre di più. Questo non vuol dire che non si può migliorare, questo vuol dire che diventa molto difficile migliorare, estremamente difficile, motivo per il quale non basta andare in palestra e spostare pesi a caso, quello è facchinaggio. Il bodybuilding è tutt'altra cosa. Bisogna avere una strategia, bisogna avere le capacità effettive per strutturare una programmazione che risponda alle nostre esigenze e alle nostre capacità di adattamento. Ma la capacità di adattamento non va aggirata, cioè un muscolo che sa fare bene una cosa deve imparare a farla meglio, deve adattarsi agli stimoli che diamo. E l'adattamento agli stimoli che diamo non si passa andando a stravolgere ogni volta le carte in tavola, perché a quel punto è vero ci sarà un adattamento, ma non sapremo in che senso ci sarà quell'adattamento. Potrebbe esserci anche in un senso che non avevamo preventivato, in un adattamento peggiore. Potremmo diventare meno forti, potremmo diventare meno voluminosi, meno prestanti, potrebbero esserci una serie di adattamenti al ribasso. L'adattamento si promuove attraverso quelli che sono i principi cardine del progressive overload, che, attenzione, non sono metto più carico, metto più peso sul bilanciere, aumento le resistenze. Certo, il peso non è un mezzo, è il mezzo, perché noi utilizziamo i pesi per migliorare, ok? Il corpo libero funziona fino a un certo punto, okay? E anche il corpo libero prende in prestito la resistenza data dal peso del nostro corpo. Ma andando avanti ci renderemo conto che non sarà possibile spingere 500 kg di panca piana, ok? Dovremo fare in modo, soprattutto ecco, in una fase avanzata del nostro percorso di crescita, di ottimizzare le resistenze utilizzate, di diventare più specifici, di aumentare quello che è
quella che è la nostra capacità di veicolare la resistenza esterna su un muscolo specifico, si può incrementare il volume, si possono inserire tecniche di intensità. Sappiate comunque che aumentare le resistenze è possibile fino a un certo punto. Parlo logicamente di un avanzato, un neofita ha sempre grossi margini di guadagno, ma un neofita che fa le cose a caso, che applica consapevolmente o meno, molto più probabilmente, il principio della confusione muscolare, lui ad essere confuso, non i suoi muscoli si contraggono e basta, un muscolo si accorcia, un muscolo che fa? Si contrae, né più né meno. I principi di confusione muscolare sono una grandissima cagata. Il fatto di sentire muscoli, il fatto di sentire indolenzimento muscolare non significa nulla. Non significa nulla. Il non tener traccia dei carichi spostati, delle ripetizioni fatti, dei feedback che si hanno, non saper scegliere gli esercizi che vanno infilati in un protocollo, ma riempire una tabella di movimenti che a noi piacciono. Perché attenzione, i principi di confusione muscolare in verità hanno poco di confusione. Vi ritroverete nel breve periodo a fare quello che vi riesce meglio, non quello che dovreste fare. Se volete migliorare, dovete concentrarvi su quello che dovete fare e farvelo piacere. E c'è un'enorme differenza sotto questo punto di vista. Anche un soggetto molto avanzato che voglia applicare questi principi con la sua esperienza alle spalle non ne tirerà fuori mai il meglio, mai. Perché anche un avanzato finisce per cadere nella sua comfort zone e non rendersene conto. Comfort zone non significa che io passo la giornata a grattarmi, vado in palestra e bevo un cocktail, no. Anche arrivare in ogni singola sessione a distruggersi può essere la propria comfort zone, perché non si è in grado di fare altro, perché si è sempre fatto quello e si continua a fare quello. Ma per ottenere qualcosa di diverso bisogna fare qualcosa di diverso. Diverso, non a caso. Non a caso, deve essere programmato. Quindi anche chi ha tanta esperienza alle spalle può tirare fuori degli ottimi allenamenti, ma tra ottimo e ottimizzato c'è una differenza che è abissale. Io mi sono ritrovato a lavorare con tanti atleti, un bel po' di esperienza alle spalle, ma che avevano sempre le stesse lacune. Quale motivo? Perché facevano ciò che riusciva meglio e non ciò che dovevano fare. Riassumendo in una semplice frase, la confusione muscolare è una cagata, la confusione al massimo è vostra, la programmazione ripaga, a volte poco, perché lì c'è anche un fattore che è dato da, come vi ho detto, un'anzianità di allenamento, non potete pretendere di fare il salto di qualità dopo 20 anni di allenamento. C'è la genetica, c'è un sacco di fattori, ma non sono una scusante, sono la realtà dei fatti. Geneticamente non siete super portati per il bodybuilding? Caspita, è proprio questo il contesto in cui dovete impegnarvi di più. E non otterrete risultati facendo le cose a caso. Non siate confusi, siate istruiti, siate logici, siate pensanti.